Dunque, ragazzi, secondo me l'Italia non è un paese per i marciapiedi, non è un paese per gli amanti dei marciapiedi. Mi spiego subito. In Italia sì, ci sono spesse volte i marciapiedi, ma spesse volte questi marciapiedi finiscono, come direbbe il nostro amico Lambre Benedetto, nel suo caso sono le piste ciclabili, nel mio caso sono i marciapiedi che finiscono nel nulla. Di tutte le nazioni che ho visitato, incluso il Brasile, l'Argentina, la Namibia, il Sudafrica, la Thailandia, la Malaysia, l'Italia secondo me ha il primato per avere il maggior numero di marciapiedi che finiscono nel nulla. Ma voi pensate, se qualcuno, che ne so, ha un bebè e deve scarrozzarlo con il passeggino, la carrozzina, in Italia avrai grossi problemi. Perché, per esempio, anche quei pochi marciapiedi che ci sono, spesse volte sono ridotti veramente male, con buche, crateri no lunari, marziani, tutti distrutti, che si interrompono appunto nel nulla. Cioè, guardate questo marciapiedi, che poi questo è uno di quelli, secondo me, ridotti meglio, però cioè, voi immaginate dei poveri genitori che devono scarrozzare il bebè con il passeggino su uno di questi marciapiedi. Ti ci vuole il passeggino non 4x4, non 4 ruote motrici, ma te ce ne vogliono 8 di ruote motrici, oppure un mini carro armato. Perché, cioè, guardate, cioè, e poi ve l'ho detto, questo ancora è la parte che è ridotta meglio. Adesso arriva, per esempio, la parte un po' scabrosa. Vedete? Cioè, qui ci vogliono i carro armati e non i passeggini. E poi vedete, boom, finisce così. Bruscamente si interrompe il marciapiede. Adesso arriverà una parte dove invece hanno costruito una leggera salitina per favorire, no, l'accesso a chi trasporta un passeggino. Pensate a coloro che sono porellini sulla sedia a rotelle. Cioè, in Italia non stai messo bene per niente, stai messo malissimo. Cioè, guardate qui dietro a me, cioè questi qui, queste spaccature. No, ragazzi, l'Italia assolutamente non è un paese per i marciapiedi, non è un paese per gli amanti dei marciapiedi. Ciao, ragazzi.